Buonasera a tutte e tutti. Mi collego adesso con voi per scusate, per toccare varie questioni, soprattutto la più attuale di adesso, che ovviamente è quella di cui tutti i media di regime li stanno discutendo. La fantomatica guerra in Ucraina, no? anche lì quanta ipocrisia cioè dall'occidente dagli americani che tutti questi, da quando è finita la seconda guerra mondiale non, hanno mai, non sono mai fermati nel fare guerra in giro per il mondo e stiamo parlando comunque di una zona l'Ucraina che è in guerra dal 2014 2015 e che scopriamo sì, eh, nulla di nuovo purtroppo adesso dopo dopo la menzogna covid si parte con la menzogna ucraina bisogna fare un attimo delle premesse intanto intanto vabbè vi saluto a tutte e tutti mi trovo qua dai, dal carcere di casa eh, quasi una, un mese di arresti domiciliari tra l'altro sì, ho, fatto, ho fatto più io di, di arresti che eh, Licio Gelli della P2. Ho scoperto, perché ho guardato il documentario un po' di giorni fa. Licio Gelli, si è parlato di un fascista dichiarato, di uno che ha operato nell'ombra insieme a tanti altri traditori italiani. Dopo pochi giorni di carcere, che è stato condannato poi per tutt'altro, è stato dimesso per questioni di problematiche fisiche. Ecco. Quindi veramente io mi trovo agli arresti domiciliari per qualcosa che non ho fatto, ho subito una violenza e anzi eh, sono anche sospeso dalla carica di consigliere comunale con l'applicazione la fantomatica, la fantomatica Severino, una legge pensata per mafiosi, per corrotti, per chi si prende le mazzette. Ma hanno, il prefetto ha trovato opportuno applicare l art, l art, il comma 2 dell'articolo 11. Eh, di sospendere chi ha delle misure cautelari ecco, che mi hanno applicato per, secondo loro per una recidiva. Comunque detto, questo adesso, siccome ho acceso due secondi la TV, sono qua a casa, continuano a bombardare, a far vedere il presidente Biden in tv, la politica italiana completamente asservita ai dettami della NATO e addirittura hanno, ho visto, hanno illuminato il Colosseo con la bandiera ucraina ma, ma che vergogna, e quanto disgusto di questi giornalisti da quattro soldi che continuano a, a, a disinformare guardate in questi giorni mi sono approfondito la questione del Donbass, della Crimea tante cose comunque ho visto nei, nei media tanto stiamo parlando di un territorio, l'Ucraina fa già parte dell'Unione Europea no, scusate, dell'URSS l'Unione Sovietica poi eh, per, ci sono stati vari accordi in passato quando c'è stato lo scioglimento dell'URSS eh, in cui comunque la federazione russa mantene, man, cioè, manteneva la, una certa influenza sulla zona soprattutto sulla Crimea eccetera poi c'è la, la zona del Donbass che i diciamo i il popolo di quella zona sono, cinque, sono due eh, repubb repubbliche, quelle del Donbass, circa 5 milioni di abitanti, vogliono la loro indipendenza. Putin non ha fatto altro che eh, diciamo, rispettare, io in primis, per me l'autodeterminazione dei popoli deve me essere messa prima di tutto. No? Quindi Putin non sta facendo altro che difendere. Dei popoli che sono eh, perseguitati e ci sono dei genocidi in corso nel Donbass e in altre zone dell'Ucraina da parte di mercenari al soldo della NATO. Un governo farlocco di Kiev eh, che vuole far entrare l'Ucraina nell'Unione, nel, nell cioè già nell'Unione Europea, però vuole anche far entrare sotto l'influenza dentro la NATO. Eh, ci sono cioè, i soldati, questi mercenari ucraini vanno in giro con le bandiere della NATO e, de, del bandi, e le bandiere naziste. Stiamo parlando di gente, cioè, hanno soldato dei criminali di guerra che vanno a spargere odio, odio e, e guerra da anni in Ucraina. Quindi, Putin ha fatto altro che eh, rispettare il volere di popoli liberi e sovrani, che sono il, pop, il popolo delle due repubbliche del Donbass. La Crimea, l'87% delle popolazioni, l'83% anni fa votò per aderire alla federazione russa, quindi bisogna rispettare il volere dei popoli dal mio punto di vista. Dopodiché, da anni che la Nato sta ampliando la sua influenza verso i confini russi, hanno fatto le porcate eh, nell'ex l'ex-Jugoslavia, quindi nei Balcani, hanno terminato magari tanti di voi non sanno che hanno terminato lo scudo missilistico tra Estonia e Ucraina nel 2019, proprio qua, guardate caso quando scoppia la questione Covid. Quindi stanno provocando Rus, la Russia appunto da anni. L'Ucraina, nella zona in cui è, è una zona che deve diventare, cioè mantenersi neutra. Non può andare con l'esercito a due passi da, da Putin, provocarlo in continuazione, mettere le sanzioni economiche che paghiamo noi italiani prima di tutto. Cioè L'Italia sta perdendo un sacco di soldi di esportazione, dazi sull'importazione. Adesso abbiamo già le mazzate luce e gas e noi andiamo a mettere delle, delle Cioè veramente siamo alla follia. Andiamo a mettere le sanzioni a un paese che ci fornisce il 45% del gas, per la nostra autonomia e indipendenza energetica. Cioè siamo alla pura follia. Eh, se già adesso ci sono i camionisti che stanno eh, protestando in tutta Italia, la gente che non ce la fa più a arrivare a fine mese, a casa a me è arrivata 500 euro di, di gas, penso anche a voi, non so come il popolo dopo, dopo due anni di presa per il culo di una fantomatica pandemia che non è mai esistita, ho anche i numeri ufficiali dei morti di Trieste, non voglio nemmeno più parlare, ho già parlato abbastanza del covid, di queste robe qua, i morti sono, sempre, sono gli stessi degli altri anni, non c'è un morto in più e meno degli altri anni, quindi cioè, la dimostrazione ci hanno preso per il culo per due anni, nella stessa modalità in cui stanno prendendo in giro adesso con, con la questione ucraina. Ovvio che io sono per la pace, ma... Eh, qui quello che stanno, prov stanno provocando Putin da anni sono gli americani in, prima, in primo luogo quindi l'elite globalista che eh, tiene sotto il controllo gran parte degli stati europei, tra cui l'Italia, ricordiamo che l'Italia ha perso la guerra, quindi dal, dal 1947, sono gli americani che eh, stanno praticamente manipolando l'opinione pubblica, la politica italiana, tramite, andatevi a vedere i video anche sulla Gladio. I servizi, eh, i servizi segreti americani che sono, sono venuti in Italia, hanno fatto patti con la mafia, hanno corrotto la politica, hanno, hanno fatto in modo che già le prime elezioni del 1947 non fossero vinte dal partito comunista per non perdere l'influenza strategica eh, la loro influenza strategica sull'Italia, cioè hanno, hanno ammazzato Aldo Moro, l'hanno combinato di tutti i colori questi qua, Masso, ma cioè, sono radicati ovunque, in, tutte, in tutti i livelli istituzionali italiani. L'Italia non è mai stata libera, siamo una colonia americana, abbiamo 120 basi ufficiali, 40 segrete e altri, altri punti eh, militari. Quindi questa è l'opportunità per l'Italia se ci fosse una politica vera e non al soldo del, del potere finanziario che china la testa, un giorno va a parlare con Putin, poi torna a casa, parla con un altro, cambiano idea, dicono di uscire dall'euro, poi non escono mai, eh, non prendono mai posizioni. L'Italia dovrebbe far rispettare la sua Costituzione, dichiararsi neutrale, indipendente, come la, la, la Svizzera, uscire dalla Nato, dall'euro, dall'Unione Europea e iniziare a stringere accordi bilaterali con la Russia o con altri paesi. Cioè, iniziamo a ragionare sulla nostra indipendenza, basta, basta seguire le linee guida di, degli americani, l'impero eh, più criminale della storia per, quel, per i danni che hanno fatto nel mondo. Si parla tanto dei nazisti, ma gli americani cosa hanno fatto in, in 50-60 anni di guerra in giro per il mondo? Basta ipocrisia, non, non la sopporto più, Com'è possibile che deve parlare Biden e TG italiani? Ma chi è? Chi l'ha votato? Al massimo vorrei sentire parlare qualche politico italiano e prendere posizione. Invece sono tutti asserviti. La situazione è, sì, non è facile, però mi sono documentato un minimo anche su quello che sta accadendo in Ucraina. La Russia semplicemente sta facendo rispettare il volere del popolo del Donbass che è perseguitato da degli de eserciti eh, mercenari nazisti, al soldo degli americani e della Nato che creano guerra e fame in giro per l'Ucraina da anni. Quindi lui ha giustamente intervenuto dopo che lo stanno provocando da anni. Per me l'Italia dovrebbe invece staccarsi dalla Nato e iniziare a stringere accordi bilaterali con la Russia. Questo è quello da fare, uscire dall'euro, far pulizia di Gladio, degli americani, tutte le basi americane fuori dall'Italia questa è la grande opportunità che abbiamo davanti per farlo ovviamente bisogna spazzare via anche la politica italiana e tutti i corrotti che ci sono in tutti i livelli istituzionali per questo ci serve una, una vera reazione popolare dal basso in questi giorni ho condiviso anche sui miei canali social un vecchio video del 2015 di Giulietto Chiesa che proprio faceva questo appello al popolo, no? eh, questo appello di, di creare una coscienza eh, dal basso per portare ecco, l'Italia in, quel, in quello stato di neutralità e di, e di, di esempio nel mondo, no? di cooperazione internazionale. Noi dobbiamo puntare sulla cooperazione internazionale, quello che chiede anche Putin, no? ho sentito nei mesi, negli anni, le parole di Putin e quelle invece di, di altri fantocci eh, in mano all'elite globalista. Ma poi di chi? Cioè, quanta ipocrisia, ma do, tutte le schifezze che ha fatto l'Occidente in Africa, in, in Medio Oriente, in tutti questi anni. Ma basta. Adesso è l'ora veramente di finirla. Visto anche oggi a Trieste c'è stata una bella reazione, il popolo è sceso in piazza, sono riusciti a bloccare la città. E ecco, vi parlo di Trieste anche perché Trieste dal 1947 è un territorio libero internazionale, ma tutt'oggi sotto scacco della politica italiana, perché dopo, dopo diciamo, l'amministrazione anglo-americana nel 1953 è tornata sotto il controllo italiano ma amministrata dall'Italia, tant'è che il prefetto, quel simpaticone che applica la severina una legge pensata per mafiosi e per corrotti su di me per far fuori un, un temo, a sto punto un temutissimo eh, diciamo, rappresentante politico, perché io non pensavo nemmeno di essere così importante, cioè, comunque sto parlando, sono un consigliere comunale di opposizione, non pensavo di far così tanta paura. Eh, e come sempre anche lì la magistratura, l'ipocrisia cioè, eh, della magistratura che eh, con me si arriva a sentenza in tre mesi, con me in, da un giorno all'altro sospensione perfettizia, mentre continua ad avere a tutti i livelli istituzionali gente ipercondannata, gente con processi penali in corso per cose molto più gravi, che per una fantomatica. Per una finta, perché è una finta resistenza pubblico-ufficiale, avete visto i video, io non resisto proprio a nessuno, ho subito un'aggressione, sono stato pestato, adesso sono rinchiuso qua a casa e non posso uscire. Ecco, questa è la giustizia italiana, quando da sette anni stiamo ancora aspettando la verità su Davide Rossi, no? un, un omicidio fatto passare per suicidio, per ustica, per quante, quante questioni? Per quante que Tangentopoli, trent'anni da Tangentopoli, ragazzi. Quanta ipocrisia, pensate che Licio Gelli, ho guardato il documentario su Nova Lezio l'altro giorno, il processo doveva tenersi a Milano, è stato spostato a Roma, poi lui è stato, diciamo, eh, come posso dire, dichiarato innocente, nonostante vabbè, ci fossero tante di quelle prove sull'associazione sull massonica P2, che poi era una succursale di comunque una, una piramide molto più ampia, e poi fu incriminato per altro e come ho detto all'inizio eh, dopo nemmeno un mese di arresti eh, fu liberato per questioni fisiche, problematiche fisiche, ecco, questo è l'Italia un paese alla, alla rovescio dove diciamo, le vittime vengono fatte passare per carnefici dove la giustizia non è uguale per tutti e, e bon, parlavo del territorio libero e, vi parlavo del prefetto che è il commissario del governo e l'amministrazione italiana, italiana avrebbe dovuto mettere in moto diciamo il come posso dire per spiegarvi in, po in poche parole mettere in moto a, a tutti gli effetti il diciamo, il governo del territorio libero cosa che non è stata mai fatta anzi la politica italiana presente a Trieste si è mangiata a fiori di quattrini tramite il Fondo Trieste, miliardi negli anni arrivati a pioggia e poi ovviamente si sono creati tutta la loro rete clientelare, infatti il signor Di Piazza governa col 20% del consenso Popolare, ma perché la gente non va a votare e loro hanno spartito talmente tanti soldi negli anni che proprio in maniera proprio di, io chiamo tangenti legali, una mafia legale questa qua, hanno dei pacchetti di voti che garantiti a vita. Eppure il territorio libero, sancito dal Trattato di Pace del 1947, in questa situazione, in questo scenario geopolitico mondiale, secondo me tornerebbe a essere un, il luogo ideale per discutere di pace mondiale, una pace definitiva. È nato proprio per questo. Infatti Putin, quando venne nel 2013 a, a Trieste, obbligò, il signor, tra virgolette, obbligò il signor Letta a dire viva, viva Trieste Libera entrò nel palazzo di governo e l'amministrazione italiana si levò da... ecco, avete capito? quindi entrò lui come nazionale cioè tutt'oggi il territorio libero di Trieste è amministrato dall'Italia ma diciamo quelli che poi se volessero hanno voce in capitolo sono la Russia e le nazioni vincitrici quindi eh, Putin domani potrebbe venire a Trieste e mandare a calci nel sedere fuori dal palazzo di governo il signor prefetto. Ecco, Trieste tornerebbe a diventare il luogo chiave per la pace mondiale, dal mio punto di vista. E quindi, in questo scenario geopolitico, parlare di territorio libero cioè, è una questione, è una cosa da fare con ancora più forza e determinazione. E anche perché se Trieste fosse un territorio libero, intanto sarebbe completamente anche esentase, si sì, rispetterebbe l'autodeterminazione popolare, come ha fatto Putin nel Donbass, e poi ovviamente un territorio libero, indipendente, cioè, permetterebbe di anche rilanciare l'economia anche italiana e delle regioni vicine. Stiamo parlando del porto più strategico del Mediterraneo, non a caso tutti vogliono metterci, metterci le mani. Sto leggendo un po' di commenti. Sì, comunque questa è la... C'è uno che... Ciao Ugo, ma quando mai usciremo dall'UE e dalla Nato? Con i politici che abbiamo, con le elezioni che non hanno più alcuna valenza, visti i colpi di Stato di Monte e Draghi. Eh sì, eh, purtroppo questa è la situazione, cioè siamo stati traditi soprattutto dalla Lega e 5 Stelle che portavano queste, diciamo, queste questioni nel, nel programma politico e poi hanno tradito tutti, come sull'obbligo vaccinale i bambini abbiamo un parlamento completamente asservito all'elite finanziaria sappiamo benissimo come i partiti si finanziano abbiamo visto anche la fondazione open di Renzi vi chiedo gentilmente anche di condividere questa diretta in modo da arrivare a più persone possibili e quindi sì è un parlamento che vota a colpi di, eh, di fiducia eh, il governo di turno e questo ormai lo sappiamo Dirigente. adesso è il momento che tanto capiamo che alle prossime elezioni sarà importante presentarsi e non credere agli impostori, ci sono già vari impostori, il signor Sgarbi che fanno, fanno finta opposizione sono già lì pronti per prendervi in giro, dicono una cosa, hanno sempre queste posizioni blande mai chiare, un giorno dicono una cosa, un giorno dicono un'altra anche sulle altre forze politiche, vabbè. Cioè, il signor Paragone si commenta da solo, poi non voglio nemmeno aggiungere altro, eccetera. Quindi, dal basso bisogna eh, intanto presentarsi alle prossime elezioni, a tutti i livelli istituzionali. Il popolo deve votare in massa una forza politica libera, indipendente o gente libera, indipendente, ecco, che si è dimostrata in questi mesi, in questi anni, eh, veramente libera sul territorio. E dopodiché eh, ovviamente serve una certa, una certa coscienza critica e anche un, un certo grado di consapevolezza spirituale su, proprio a livello territoriale delle persone. Non basta comandare un governo illuminato a Roma, serve anche chi poi dal basso non compra su Amazon, non lascia i soldi nelle banche e, e cerca la sua indipendenza energetica, magari anche in comunità. Quindi bisogna lavorare su, su questi due fronti, la consapevolezza individuale e di comunità locale e poi anche riprenderci in mano le istituzioni che abbiamo lasciato a determinati impostori venduti. E in questo trovare dei appoggi internazionali. La Russia per me è una di queste, cioè, la Russia può aiutarci a uscire fuori e a mandare via una volta per tutto la Nato, gli americani dal territorio italiano e liberare definitivamente il nostro paese. Quindi noi manteremo la nostra indipendenza, diventiamo come la Svizzera, un paese neutrale, non belligerante, e che stringe, che lavora sulla cooperazione internazionale e sulla pace mondiale, ecco. E magari Trieste può diventare proprio il luogo ideale, per come è stato pensato anche in passato, per affrontare queste questioni. Quindi il mio invito ovviamente. È quello di non chiudere la tv stanno raccontando tante balle sulla Russia. Eh, la guerra c'è cioè, sempre stata eh, Putin, danni che viene provocato, tra l'altro anche a discapito dei, degli interessi italiani con tutte queste sanzioni verso l'economia russa, ma che toccano poi noi. Guardate caso, poi a che vantaggeranno queste sanzioni agli, agli Stati Uniti d'America che importeranno più prodotti. Per, per, per far fronte a magari alla mancanza di gas, materie prime in Europa. Ecco, questa è la situazione, continuiamo ecco, a combattere e non ci pieghiamo. Beh, detto questo, direi che ho già detto abbastanza. Quindi invito anche voi a approfondire un po' la storia che è successa in passato qua in Italia, quando, da quando hanno compromesso le elezioni, la Gladio, cioè i servizi segreti americani, hanno compromesso le elezioni in Italia, manipolate, spingendo la DC, la democrazia cristiana, e quindi cercando di tenere il più lontano possibile l'Italia dalla Russia, dall'Unione Sovietica. E fino ai vari assassini di Stato, Daldomoro, eccetera, le privatizzazioni selvagge. Quindi la storia è ormai è chiara, non c'è nulla da, da scoprire, c'è soltanto da agire, cioè ripulire il nostro Stato e il nostro Paese da tutto questo marciume che ci governa e che è, è completamente chinato di fronte all'imperialismo americano che emana ovviamente poi alle finanziario globalista, cioè quel pugno di, di oligarchi finanziari che poi sono dietro a tutte le guerre che ci sono nel mondo, dietro l'indebitamento ind dei paesi, Rothschild, Rockefeller, JP Morgan e compagnia bella, quindi una volta che riusciremo anche a liberarci da, soprattutto da loro, e, e dichiarare l'indipendenza del nostro paese, lì finalmente potremmo rinascere e risorgere come popolo. Questo è il mio auspicio. E per far questo occorre una consapevolezza di ciascuno di voi. Quindi approfondite questi giorni. Vi invito anche a seguire il canale Nova Lettio su YouTube: un ragazzo che fa veramente dei documentari molto brevi ma eh, che vanno al punto delle questioni c'è quello sulla Gladio, quello su, eh, sul Donbass, sulla Crimea, l'ascesa di Putin, eh, la Nato, cioè è chiaro, basta vedere quello che ha fatto la Nato in questi anni, che è nata come un'alleanza diciamo, un, un eh, con obiettivi difensivi e poi ha fatto, con la scusa di andare a fare missioni di pace, ha fatto guerra in tutto il mondo nei Balcani eh, e pian piano si è inghiottita tutta una serie di stati accerchiando la Russia. Quindi chi ha provocato non è di certo la Russia. Sono gli americani piuttosto. E finalmente possiamo toglierci dalle balle i francesi, gli americani, tutti gli inglesi, tutti quelli che hanno colonizzato mezzo mondo sparcendo sangue. Basta, io desidero e voglio un'Italia libera neutrale, come ho già detto, è sovrana, quindi fuori dalla Nato, fuori dalla Unione Europea, fuori da, dall'Euro. Questo è il mio sogno, ho sempre, ho sempre lavorato affinché eh, prima o poi raggiungessimo questo obiettivo. Ho cercato di portarlo avanti a livello di ovviamente, politica al basso, a livello anche quando ero nel 5 Stelle poi sono stato espulso proprio perché non ho, ho mantenuto la barra dritta certe questioni, adesso porto avanti eh, con il 3V, ma al di là poi del partito di cui uno fa parte, eh, è l'importante maturare una certa consapevolezza e iniziare a immaginare e attuare il mondo che vogliamo. Ecco. Adesso, dopo la scusa della pand fantomatica pandemia, c'è la guerra, la prossima sarà magari l'invasione aliena tanto il loro obiettivo è sempre la paura, quindi adesso dovranno fare il terrorismo psicologico con la guerra per legittimare eh, quello che l'elite vuole. Ecco, prepariamoci invece a liberare l'umanità da questo lungo incubo, da, questo, da, da questa lunga schiavitù, partendo anche da noi stessi, dal nostro paese che merita di meglio e non di essere schiavo del, degli americani e dell'alleanza atlantica. Quindi basta Nato, basta UE e basta Euro. Buona serata, e buonanotte a tutti e tutte e magari in questi giorni ci sentiremo presto. Non mi sono fatto tanto vivo perché mi sono concentrato molto sulla battaglia legale che mi attende e Martedì ci avrò il ricorso di riesame, vedremo come andrà e se intanto riusciamo a far decadere questi igno, in... non saprei come, nemmeno come definirli questi infami, proprio infami arresti domiciliari. Ecco, buona serata a tutte e a tutti, un abbraccio.